Hola ragazzi, ciao ciao. Sono qui a fare inginetto in mezzo alle campagne. Stradine sperdute, dimenticate da Dio. Ma qui per andare in bici è l'ideale. Dove passano meno macchine, meglio è. Comunque oggi qui al nord è giornata freddissima. Giornata gelida. Ho fatto solo 30 km, torno a casa e con la fantasia andremo a fare la Cesenatico San Marino. Prima tappa del campionato d'inverno, tappa durissima. Io non sono in forma, oggi arriverò staccato. Oggi mi prendono il tempo con la sveglia. Vabbè, pazienza, l'importante è divertirsi. Freddo, freddo qui al nord. Benedetti rulli. Con i rulli puoi fare il giretto corto, non prendere tanto freddo e poi fare qualche chilometro sui rulli. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, oggi gara dura, oggi gara durissima. Cesenatico San Marino. Vediamo se riusciamo a collegarci. Se entriamo in riunione, stacchiamo subito il microfono. Anche Orazio si è collegato adesso. Buongiorno a tutti, ciao Nadir, ciao Orazio, ciao Giacomo, buona gara. Ciao Pino, buona gara a te. Ciao Pino, buona gara anche a te. Oggi la Cesenatico San Marino, diciamo che forse è la gara più dura di tutto il campionato in assoluto. Ciao a tutti. Vi ricordo che la gara di oggi è la Cesenatico San Marino. La gara la lanciamo noi e ve lo diremo noi qua in Zoom. Ragazzi, la gara è Cesenatico oggi. Ciao a tutti. Sì, la gara di oggi è la Cesenatico San Marino. Non cercatela adesso perché quella che trovate non è quella che poi verrà utilizzata per la gara. Ciao a tutti, fra pochi minuti lanciamo la gara. La gara è stata lanciata, quindi potete iniziare a cercarla. Oggi non siamo in pole position, ragazzi, siamo nella seconda fila. 40 partenti. Che oggi scaldi i motori per il campionato d'inverno Rack Race tra mare e colline, tra bici e motori, tra pirati e piadine. Oggi da Cesenatico riparte la corsa. Intanto, eccoli già schierati via i Rack Racers di giornata quando mancano ormai 2 minuti al via. Ovviamente 5, 4, 3, 2. 1 ed in questo momento parte riparte i Rack Racers che si lancia in questo momento lungo il percorso con il via l'avvio a tutta Daniele Del Rosso, terzo classificato settimana scorsa alla notturna città di Brescia. Intanto diamo il benvenuto ai partenti di giornata con Marco Domi, Daniele Ziglioli, Michele Piovaccari che oggi corre in casa, ricordiamo ancora Luca di Forlì, e poi Luca Martinelli, Gabriele Sbaruffatti, Gianluca Peruta, Franco Belpietro allo scattore per eccellenza, lo stambecco romagnolo, Luca Bianchi e poi Giuseppe Ferrari, Anna Zani, Dino Piscitelli, Daniele Del Rosso, Aldo Ronchi, Gerson Luciani, Orazio Arrigo. Oggi Tutti ai aguerriti, debuttanti di ragazzi. giornata. Nuovamente sul podio quest'oggi, Il su un trucco percorso è comunque stare sempre in mezzo al gruppo. diverso da settimana scorsa, un percorso Se prendi che due metri, nella sei prima finito. tre quarti di gara, anche il famoso grattacielo di Cesenatico, inquadrato dalla corsa virtualmente, con il gruppo sempre compatto in questa fase di gara. Siamo dunque al chilometro 4 di corsa e ancora nessuno riesce in questa fase a prendere le redini della corsa. E oggi Bisogna assenti i due arrivare fratelli nella Magnani, salita. e dunque campo Più aperto fresco possibile. agli avversari. Avanguardia, Oh, quanti anche del SG personale davanti ci altamente sono oggi? qualificato a prevalle in provincia La di Brescia. concorrenza diventa spietata. Perché vai sempre Bellari sull'esterno, Gemarina, stupido presidenza avatar? Gatteomare, la gara che dunque adesso volge verso il primo traguardo volante tra circa 7 km. Sarà dunque la prima volata ufficiale con, vediamo ancora come è presente, tra l'altro un gruppone molto folto in Oggi questa arriva fase, in nessuno riesce volata. ancora, Se non ci lo fosse stato di stata la pedona farà la salita, oggi differenza. l'arrivo era in volata. Tanti lì ad Adesso alternarsi, a sta guardo scandire i ritmi, volante. ovviamente anche l'assenza Vedremo quest'oggi delle dei stelle.
Al comando adesso mette fuori il naso anche Pino Ferrari, molto storico della Rec Race, Pino Ferrari, che in questo momento guida il gruppo, lui che è solito anche condividere la sua esperienza virtuale tutti i weekend sul suo canale YouTube ufficiale. Pino Ferrari, uno degli amici mai storici del Rec Race, oggi anche lui con l'intenzione sicuramente di ben figurare in cima a Monte Titano. Ora è il turno al comando di Orazio Arrigo, anche lui in classifica generale con l'intenzione oggi di portare a casa punti importanti data l'assenza degli avversari diretti come Enrico e Giacomo Magnani, e ovviamente ripartire con ambizioni importanti per la Coppa d'Inverno Rack Race, oltre a X-Tech, oltre a Ciclocolor, che sono tutti i canali su cui è possibile, le piattaforme su cui è possibile vedere in questo momento le gare di Rack Race in diretta. Un minuto esatto adesso il vantaggio del gruppo di test, sono rimasti 19, sono ancora in tanti, e da quel mazzo di 19 uscirà il nome del vincitore quest'oggi della Cesenatico San Marino. Ecco fatti strada un gruppo molto folto che adesso sta viaggiando verso il primo traguardo volante di giornata al chilometro 15 di corsa, perché dopo una volta chiuso il gap in quel gruppo di 20 corridori sarà tempo, spazio per ripiattare. Dunque vedremo se l'azione di a giocarsi proprio chance invece resterà ruota per pressare là in fondo l'arco del traguardo volante Rack Race. Si invola Carlo Calcagni, prova adesso ad inseguire Lobello con Belfiore che sta per riprendere adesso le ruote di Calcagni e lo sprint dunque numero uno che viene vinto in questo momento da Carlo Calcagni. Eccolo l'azione di Calcagnius, invece rientra nei ranghi per preservare energie in questa fase di corsa. Sembra questa appunto la soluzione che invece ha la possibilità di dividersi di fatto l'oneri dell'inseguimento, di rifiattare, di sfruttare la scia. E dunque siamo circa a metà gara, poco meno adesso, siamo in cavità Viserba. Che trionferà in cima a San Marino, qui intanto McLaren Bahrain appunto è tutto solo, adesso dovrà inseguire Giuseppe Terpin qui inquadrato dalla regia. Che cazzo di problemi ha avuto anche per lui, si avvicina alla seconda metà di prova la gara che dura, eccolo Matteo Milanese, anche lui siamo a metà di fatto in questa prova che è tra le più difficili, tra le più significative, rappresentative, belle, emozionanti della Rack Race, dove è presente anche il Magnaino, c'è un altro volto storico. Ora passiamo su Orazio Arrigo che chiude questo gruppo inseguitore che sta per recuperare sensibilmente adesso il ritardo da Carlo Calcagni. Qui intravedi in fondo questo viale appunto la sagoma del battistrada Calcagni che è fuggito in concomitanza con il primo traguardo volante e da lì si sta involando in questa. Mancano circa 3 km intanto, poco meno, al secondo traguardo volante a Rimini, dove la corsa volgerà verso l'entroterra, verso i colli romagnoli. È sgasata adesso di Calcagni in questa fase che sta incrementando sensibilmente il margine, con il vantaggio su Arrigo che è il primo inseguitore che guida il gruppo di il gruppo numero uno, possiamo dire il primo gruppo degli inseguitori, quello che vede ancora presente oltre ad Arrigo anche Ziglioli, anche Belfiore, anche Perruta, anche Pino Ferrari, anche Del Rosso e anche Lobello, sono in sette, sono molto forti e hanno la possibilità sicuramente di ribaltare ancora l'Iperino, però sicuramente saranno chiamati a una impresa. Rimini anche per Alberto Argenta, strade antiche mitiche che poi torneranno settimana prossima. Ora siamo nell'entroterra romagnolo e tra pochi chilometri sbarcheremo il confine di stato. Ora a inseguire si porta Pino Ferrari, eccolo il buon Pino, lui ogni settimana appunto riprende anche, ricondivide le sue fatiche virtuali e reali del Rack Race sul canale YouTube. Anche per Pino oggi ha possibilità di portare a casa un piazzamento importante da pochi chilometri, anche per Anna Zani, eccola nella sua industriali autobus, carrelli elevatori e macchine a movimento terra.
di Carlo Calcagni quando mancano circa 10 km, di cui 8-7 circa di salita tremenda per arrivare al traguardo finale. 40 secondi sono un bottino sicuramente importante, un tesoro significativo che ha fatto gruppone in questi corridoi. In questa fase di corsa sono ricompattati, la possibilità dunque anche di collaborare. 2 minuti il distacco da assaggio di cosa verrà dopo. Ora perde qualche metro anche Peruta, ma la corsa che perde un altro protagonista come Zilioli. Poi sentiremo anche il caldo, sue impressioni, cosa è accaduto di questo momento a Zilioli. Dunque, per il secondo weekend consecutivo appiedato dei suoi rulli. Niente, aspetta che lo vado a prendere io. Vabbè. Diventa di 5 minuti il vantaggio di Calcagni. Ora importante, ora davvero un tesoretto significativo da difendere. Da qui in poi, quando da breve la corsa intraprenderà. La guida perfetta per programmare il futuro e non cadere in scelte sbagliate. E ci siamo, il momento più importante, più emozionante della Rec Race, perché è iniziata ufficialmente la salita di San Marino al Monte Titano, alla cima coppia della Rec Race, la salita più importante, più dura, più significativa di questa gara. Gli ultimi 6 km di questa corsa che vedono al comando Carlo Calcagni, 1 minuto e 46 secondi di vantaggio. Dovrà difendere un margine sensibile in salita Carlo Calcagni. Da chi lo insegue, ovvero Pino Ferrari, con Lobello, con Del Rosso e con Capino oggi al buon Pino, che prova adesso a cogliere un po' di importante. Non bisogna però sbagliare i tempi in questa salita comunque molto lunga, virtualmente della Rec Race molto dura. Sbagliare i tempi potrebbe essere sicuramente un pericolo. Vediamo come adesso comunque Ferrari se ne sta andando, mentre aumenta ancora il margine per Calcagni a 3 minuti di vantaggio. Ora scende il margine di Calcagni, 2 minuti e 30 secondi dal primo di contrattaccante, ovvero Pino Ferrari, mentre vediamo anche in difficoltà adesso, in netta difficoltà, anche Franco Belfiore in quinta posizione. È tutto ancora in gioco sull'ultima tremenda salita di San Marino. Ma è entrato a breve nell'ultima salita, sono intanto già in 12 di aver intrapreso, e oltre adesso sul primo inseguitore Pino Ferrari, che non riesce in questa fase a rimontare il distacco. 3 minuti e 43 secondi ha fatto letteralmente il vuoto in questa fase. Carlo Calcagni ha schiantato tutti gli avversari al suolo con le immagini, e poi la volta alle spalle di Carlo Calcagni. 5 minuti addirittura di vantaggio, ha fatto il vuoto, un abisso adesso tra Calcagni e gli avversari, che si fondono con la tecnologia dei macchinari presenti in azienda, dove a Prevalle in provincia di Brescia. I primi inseguitori, andiamo su Pino Ferrari, bravissimo, è in caccia oggi del sogno del podio. L'attacco dietro di Thomas Grillini, non a piazza, solo i 10 secondi di distacco. Il secondo Ferrari che sta difendendo adesso il proprio margine di distacco, Carlo Calcagni, ed ora ha fatto anche lui il vuoto. Il primo inseguitore, ovvero Lobello, è a un minuto importante, sempre più rimonta anche ora Gianluca, guarda la coppa d'inverno Rec Race 700 metri con passione. Pino Ferrari 5 tra sei avversari, e ancora ai 2 km dal traguardo Pino Ferrari. Eccoci con il secondo Ferrari che sta difendendo adesso il proprio margine di distacco. Ultimi chilometro e mezzo è Pino Ferrari, e la gloria anche per lui, che comunque ci mette sempre passione, grinta in queste corse, in questi weekend, e oggi andrà a cogliere un podio importantissimo. Ormai è l'ultimo chilometro a breve anche Giuseppe Ferrari. Ha fatto anche lui il vuoto, il primo inseguitore, ovvero Lobello, è a un minuto abbondante di distacco, dunque sta per cogliere tra un chilometro circa in cima a San Marino una seconda posizione importante Pino Ferrari. Ci siamo, 800 metri, l'ultima rampa all'8% per Pino Ferrari, che ha ormai acquisito un vantaggio importante per il secondo posto. Pino Ferrari,
lui che in classifica era in sesta piazza con 16 punti, classifica generale, invece oggi sarà secondo in classifica per quanto riguarda la Coppa d'Inverno Rec Race. 700 metri, l'ultima rampa, qui a Borgo Maggiore, nel cuore storico di San Marino. Oggi un podio importante per Pino Ferrari, 600 metri di fatica infiniti per Pino, per il buon Pino, che poi festeggerà anche sul canale YouTube questa grande impresa. Alle spalle oggi di un imprendibile Calcagni, sta per arrivare a sorpresa, con cuore, con passione, Pino Ferrari, 500 metri, e là in fondo l'arco del traguardo, che significa paradiso in cima all'ascesa di San Marino. Oggi le porte del paradiso anche per Pino Ferrari, nella seconda piazza, nel miglior piazzamento in carriera alla Rec Race. L'applauso anche per Pino Ferrari, secondo classificato di questo da 3 con Lobello, con Del Rosso e con Peruta, vicinissimi, raggruppati in questo fazzoletto di 50 metri. La sfida a 3 oggi per il podio, il primo in carriera per Lobello e Peruta, il secondo consecutivo, se così sarà, per Del Rosso, con Del Rosso in rimonta su Lobello, con Peruta in rimonta su Del Rosso. Si stanno per raggruppare proprio verso il traguardo finale. Che finale appassionante per il podio. 3 secondi di vantaggio per Lobello, 1 di vantaggio di Del Rosso su Peruta, in un fazzoletto mai di 5 secondi, con Peruta che ha già scavalcato Del Rosso, che mette ove nel mirino Lobello per il primo podio in carriera alla Rec Race. È tempo di dare tutto per tutto. 700 metri e scavalca anche Lobello, che però si avvinghia alla sua ruota, al suo rullo, e Peruta che però adesso sa che ha una grandissima occasione dopo i primi punti. Settimana scorsa a Brescia, oggi clamorosa remontata finale per Gianluca Peruta, 600 metri, e poi lo scalatore bergamasco festeggerà il primo podio in carriera. Ora la strada comunque che torna leggermente da appiattirsi per questo finale da passisti scalatori. Là in fondo invece è già arco per Peruta, ma anche per l'ultimo rush finale di Del Rosso, che tenta il tutto per tutto gli ultimi 50 metri, testa a testa con Peruta terzo, Del Rosso quarto e Lobello quinto. Lobello che perde il podio nel finale dell'ultimo chilometro, da terzo a quinto nel finale. Adesso secondo classificato, il mitico Pino Ferrari. Pino! Uè, ciao Fabio! Pino, ma che impresa hai fatto? Oggi ho dato spettacolo, A parte gli scherzi, oggi è andato tutto come speravo, perché sono partito benissimo, sono rimasto col gruppo dei più forti, ho sofferto un po' al traguardo volante perché hanno dato una sgasata, e lì ho sofferto un po' a tenere le ruote, però poi ho tenuto e diciamo che sono andato a risparmio per tutto il pezzo in pianura, sono andato proprio dosando le forze col contagocce. E poi in salita ho dato tutto, l'ho fatta col 53, e sapevo che non era tutto un tiro al 7-8%, sapevo che c'erano dei pezzi dove ti faceva respirare, e cercavo di arrivare in quel tratto proprio giusto, e poi respiravo e poi ripartivo, e ho ottenuto quei 200 metri che mi bastavano. Comunque sono molto contento, dispiace per il mio amico Orazio, perché lui era più in forma di me, perché con gli allenamenti settimana lì su strada si vedeva che lui andava più forte, però oggi gli è saltata la connessione quando era nel primo gruppo, se no penso che altrimenti, non dico che sarebbe andato a prendere il primo, perché il primo oggi è andato veramente forte, gli faccio i complimenti, però sicuramente Orazio oggi sarebbe arrivato secondo. E niente, sono contentissimo. Ti fa onore, Pino. Complimenti bene, ancora. Grazie a tutti e complimenti ancora per tutto. Grazie. Buon weekend. Ciao.